If the court overturns Roe v. Wade, it will be a direct assault on freedom, on the fundamental right of self-determination, to which all Americans are entitled. Se la Corte capovolge la sentenza Roe contro Wade, sarà un attacco diretto alla libertà, al diritto fondamentale di autodeterminazione che spetta a tutti gli americani. La Roe protegge il diritto all'accesso all'aborto, protegge anche il diritto di una donna a decidere su cosa fare del proprio corpo. La vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, ha atteso poche ore per replicare a uno scoop del sito giornalistico politico.com, secondo il quale la Corte Suprema cancellerà la sentenza del 1973 che garantisce il diritto all'aborto. Marilisa Palumbo, della redazione Esteri, analizzerà nei dettagli questo complicato caso e le sue possibili conseguenze. E da New York, l'editorialista Federico Rampini ci spiegherà come questa possibile decisione della Corte possa essere un motivo in più per preoccuparsi del futuro dell'Occidente. Io sono Tommaso Pellizzari e questo è Corriere Daily di giovedì 19 maggio. Il podcast quotidiano che racconta persone, storie e luoghi con le parole dei giornalisti del Corriere della Sera. Marilisa Palumbo, all'indomani dello scoop di Politico, Kamala Harris non è stata l'unica a parlare. A Washington centinaia di donne hanno protestato davanti alla sede della Corte Suprema. Ci racconti che cosa ha scoperto il sito? Dunque, che le cose si mettessero male, si stessero mettendo male per i difensori del diritto all'interruzione di gravidanza sancito dalla storica sentenza Roe v. Wade, che ha ormai quasi 50 anni, lo si era capito già nel dicembre scorso, perché la Corte Suprema aveva dibattuto e ascoltato le argomentazioni di un caso sulla legge del Mississippi che vieta l'aborto dopo la 15ª settimana, mentre Roe v. Wade stabilisce il limite alla cosiddetta fetus viability, cioè fino a quando il feto è in grado di sopravvivere da solo fuori dal grembo materno, attualmente circa alla 23ª settimana. A dicembre alcuni giornali avevano già riportato che 5 giudici della corte, Samuel Alito, Clarence Thomas, Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett e Neil Gorsuch, gli ultimi tre scelti da Trump, avevano votato orientativamente per la cancellazione di Roe v. Wade. Ad Alito era poi stato assegnato il compito di redigere il parere per giustificare quella decisione prevista per giugno. Quello che è successo è che Politico all'inizio del mese ne ha ottenuto la bozza. Cosa si dice in questa bozza? In che modo il giudice Alito giustifica la cancellazione di questo diritto costituzionale? Alito comincia dicendo che la Costituzione non fa alcun riferimento all'aborto, cosa che è vera, per carità, e che quindi tocca solo agli stati decidere se consentirlo o vietarlo. Prova a smontare poi l'obiezione che Roe sia protetta dalla clausola del giusto processo del 14° emendamento, che garantisce appunto alcuni diritti non menzionati esplicitamente nella carta originaria. Secondo Alito, seppur non menzionati, questi diritti devono essere profondamente radicati nella storia e nella tradizione della nazione. E l'aborto, che era vietato in tre quarti degli stati al tempo della scrittura della Costituzione, non rientrerebbe in questa categoria. Alito risponde anche a chi dice che di solito si rispettano i precedenti stabiliti dalla Corte, spiegando casi come quello della fine della segregazione nelle scuole, dove però questi precedenti erano cancellati per ampliare dei diritti, non per limitarli o eliminarli. Questa argomentazione del giudice Alito potrebbe essere un precedente pericoloso anche per altri diritti non esplicitamente menzionati nella Costituzione?
Beh sì, c'è grandissimo allarme su molti altri fronti, sui matrimoni gay, ma anche su diritti più consolidati come la legalizzazione della contraccezione e dei matrimoni interrazziali. Alito ha voluto sottolineare che non intende applicare il principio costituzionale da lui enunciato a campi diversi dall'aborto, che sarebbe totalmente diverso perché riguarda la distruzione della vita del feto, ma la sua è comunque resta una rassicurazione priva di valore legale. Quindi, quali sarebbero le conseguenze se la Corte Suprema confermasse questa decisione? Ci sono già una quindicina di stati che hanno delle trigger law, cioè delle leggi che entrano in vigore immediatamente in caso di abolizione di Roe v. Wade per cancellare o ridurre drasticamente il diritto all'aborto. Altri ne seguiranno e quindi in metà o più degli Stati Uniti questo diritto così importante sarà eliminato. Parliamo soprattutto degli stati cosiddetti rossi, cioè gli stati a guida repubblicana, a maggioranza repubblicana. E cosa significa? Che questo penalizzerà soprattutto le donne con meno mezzi culturali e materiali, che magari non possono permettersi di viaggiare in uno stato dove l'interruzione di gravidanza è consentita. Perché il tema dell'aborto è diventato il centro delle guerre culturali? Semplificando al massimo, possiamo dire che dal punto di vista economico il Partito Repubblicano è da tempo schierato per favorire, diciamo, i più ricchi e dunque per allargare il suo bacino di consensi ha puntato negli ultimi decenni su temi per così dire culturali. Le ultime sono i libri di testo e la sessualità, l'educazione sessuale nelle scuole, il suprematismo bianco e appunto l'aborto, che però è abbastanza appunto recente come tema di guerra culturale. Più o meno dalla fine degli anni 70, con la saldatura tra Ronald Reagan, che pure fino agli anni 60 era fortemente pro-choice, cioè quindi a favore della libertà di scelta delle donne, e tutto il mondo dei predicatori come Jerry Falwell e la sua Moral Majority. È da allora quindi che l'opposizione all'interruzione di gravidanza diventa un'arma repubblicana e nasce la destra religiosa che ha poi sostenuto le vittorie di tutti i presidenti repubblicani. Federico Rampini, tu hai da poco pubblicato un libro che si intitola Suicidio occidentale, in cui scrivi che i paesi liberali passano troppo tempo a colpevolizzarsi. Tutto questo perché si è imposto il pensiero delle elite di sinistra che hanno sposato le cause più radicali: l'antirazzismo ultra, l'esaltazione acritica delle minoranze etniche, il femminismo sessuofobico e neopuritano del Me Too, eccetera. Ma se passasse, non si potrebbe considerare anche l'abolizione del diritto di abortire una forma paradossale di suicidio occidentale? Una parte significativa del paese che va contro una delle conquiste più importanti dell'Occidente democratico e liberale. La vicenda dell'aborto in America nutre e rinforza entrambe le narrazioni sul suicidio occidentale, perché vista da destra, questa è una società ormai largamente atea e che pratica l'omicidio di massa. Questo sarebbero gli aborti di feti che sono ormai degli esseri viventi. Quindi è una società senza Dio, è una società assassina che sta distruggendo quel poco che resta della sua tradizione giudeo-cristiana, che è uno dei fondamenti dell'Occidente. Visto da sinistra, invece, cancellare o limitare fortemente il diritto all'interruzione di gravidanza significa attentare a una delle libertà fondamentali della donna. Ed è quindi un attentato all'identità stessa dell'Occidente, che è la terra delle libertà. A tutto questo aggiungiamo poi una terza visione, che non è né di sinistra né di destra, cioè che l'America ha tendenza a sprofondare regolarmente in una specie di guerra civile e/o scontro di civiltà, in cui sembra proprio che la civiltà stessa sia in gioco, e anche questo è un tentativo di suicidio. Verso quale futuro va un paese con due anime così contrapposte che convivono? Ci sarebbe un elemento di speranza, perfino di ottimismo, se potesse emergere l'America moderata, perché c'è una specie di pancia centrista e ragionevole del paese che non è su posizioni estreme, che per esempio da sinistra può accettare che c'è una concezione della vita che comincia ancora nel grembo materno che può avere rispetto.
e da destra l'idea che comunque costringere le donne, soprattutto le donne povere, all'aborto clandestino è un'aberrazione, è una cosa abominevole. Quando uno va a vedere con attenzione i sondaggi, c'è questo centro dell'opinione pubblica americana che per esempio non escluderebbe delle soluzioni affidate in maniera legislativa o al Parlamento federale o ai singoli stati e che magari possano anche introdurre qualche limite. Al momento stiamo parlando ad esempio di leggi in alcuni stati del sud come il Mississippi che limitano l'interruzione di gravidanza alle prime 15 settimane, che è comunque più lungo del periodo concesso in Italia o in Francia. Dall'altra parte, anche a destra, appunto, ci sono repubblicani laici che non vogliono identificare il partito con le correnti oltranziste della Chiesa Cattolica di destra, che è quella dominante in America, o degli evangelici, dei rinati cristiani, cioè la parte fondamentalista del protestantesimo. Purtroppo, in questa contesa a fare più chiasso sono le ali estreme, e questo è uno dei problemi della democrazia americana. È uno dei rischi del suicidio occidentale, cioè che solo le posizioni estreme acquistano visibilità, spazio politico, urlano nei social media e sembrano esistere esclusivamente loro. Sarà così anche quando si tratterà di votare sia alle elezioni di medio termine di novembre sia per la Casa Bianca 2024? C'è una tesi secondo cui questa sentenza probabile, preannunciata della Corte Suprema che rovescia quella del 73 e quindi restituisce agli stati la possibilità di regolamentare l'aborto ed eventualmente anche di vietarlo, una tesi secondo cui aiuterà i democratici nelle elezioni di metà mandato, midterm a novembre, perché mobiliterà il loro elettorato femminile. È da dimostrare, è possibile che questo avvenga, è da dimostrare perché al momento le preoccupazioni principali degli americani sono l'inflazione, la criminalità, l'aborto sta salendo di visibilità. Sicuramente è un tema che tornerà a essere dominante nel 2024 all'elezione presidenziale, perché quando si elegge un presidente negli Stati Uniti si elegge anche colui che riempirà le prossime caselle vacanti alla Corte Suprema. Si è visto quanto questo è importante. Donald Trump, che non era certo un cristiano praticante, divorziato, con una vita diciamo così dissoluta, però aveva garantito ai suoi elettori, agli elettori repubblicani, che avrebbe messo alla Corte Suprema dei veri conservatori dal punto di vista etico-valoriale, ha mantenuto la parola, e questa è una delle cose su cui l'elettorato effettivamente si orienta. Quindi, Marilisa, torno da te. Da qui alla campagna per la rielezione, che cosa potrà fare il presidente Joe Biden sulla questione dell'aborto? In realtà molto poco. Tra gli attivisti, per esempio, c'è molta rabbia contro Obama, che all'inizio del mandato, quando aveva la maggioranza a prova di ostruzionismo, disse di avere altre priorità e non mise mai ai voti la trasformazione del diritto all'aborto in legge federale. E Biden ha provato a superare l'ostruzionismo, ma il primo tentativo ha già fallito. Quindi il voto di midterm sarà sicuramente molto combattuto su questi temi, e i democratici, come poco fa diceva Federico Rampini, punteranno sicuramente sulla mobilitazione dell'elettorato attorno al tema dell'aborto, perché c'è il grande timore che un congresso a maggioranza repubblicano possa addirittura vietare l'aborto a livello federale. Sarebbe il compimento di un disastro. Grazie Marilisa Palumbo e Federico Rampini. Oggi finiamo qui. Per altri approfondimenti, nel sommario di questo episodio potete trovare il link agli articoli di Corriere.it. Se volete scriverci, mandate una mail a corrieredaily@rcs.it. Corriere Daily torna domani. Corriere Daily è il podcast quotidiano del Corriere della Sera, a cura di Tommaso Pellizzari, con la collaborazione di Francesco Giambertone. Produzione di Carlo Annese, editing audio di Giulia Pacchiarini, montaggio di Federico Caruso e Giacomo